Al Pireo sono arrivati altri 700 migranti, sono dunque ormai oltre 5.000 fra donne, uomini e bambini, i profughi costretti a dormire sulla banchina del porto. Il nostro corrispondente da Atene, Stamatis Giannisis, ci fa il punto. Questa settimana il numero di migranti sul suolo greco è arrivato a quota 46.300. 10.500 si trovano nel campo di Idomeni al confine con l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. 7.000 sono ancora in varie isole dell'Egeo, vicine al territorio turco. 13.500 hanno raggiunto l'area metropolitana di Atene ed altri 15.300 sono dispersi in varie regioni del paese. Mentre il governo dice di poter ospitare al massimo 34.000 profughi, la maggior parte di essi cerca di spingersi il più possibile verso nord con la speranza di passare il confine e continuare il viaggio verso i paesi più occidentali dell'Unione. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιάννησης.